L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai stasera? Someday. Lei. Alba, buongiorno. Buongiorno. Sai da dove comincio la mia diretta oggi? Da un ufficio postale. Fantastico. Una di noi. Fantastico. Altro che una di voi, assolutamente sì, faccio code nei supermercati, faccio code alla posta, come tutti, insomma, quindi parlo un po' sottovoce, ma pronta a uscire a riparlare con voi. Allora, cosa mi raccontate di bello? Allora, ti raccontiamo che il Tribunale di Milano, nella persona di Anna Maria Gatto, va bene, ha cominciato il dibattimento sul processo che tu ben conosci, insomma, quello del processo Ruby, per intenderci. Mm-hmm. E stabilisce Anna Maria Gatto che le ragazze sono tutte vittime e si rifà nell'interpretazione di questa vicenda, si rifà alla legge Merlin, hai capito? Per cui è un po' contorto come ragionamento, ma cerco di seguirlo. Allora, io ieri ci pensavo, sì, appunto riflettevo, lei si fa alla legge, dunque questo è chiaro che a questa signora Gatto, sì, Non è simpaticissimo magari né Berlusconi né tutto il resto della compagnia, no? Mi ci sembra evidente stare, perché, ci sta, sì. Ecco, è evidente che difendendo strenuamente il mondo femminile, che però secondo me delle colpe le ha, perché francamente allora ci potrebbe essere anche la circonvenzione di incapace, anche, certi, sì, versi. Allora voglio dire, c'è da decidere. Allora, se uno vuole essere particolarmente cattivo, potrebbe invece di mettere questo tipo di regola mettere una sorta di circonvenzione di incapace, ma le incapaci non sono sicuramente queste ragazze. Allora, va bene tutto, ma francamente io ho avuto 18 anni, li ho avuti 20, ne ho avuti 21, ne ho avuti 22, mi sembrerà impossibile, ne ho avuti anche 16 in certi periodi della mia vita. Sì. Però a me di andare con un signore di 75 anni non mi è mai passato per la testa, chiunque fosse. Berlusconi io lo conosco esattamente da 35 anni, sì, con me Berlusconi peraltro, io lo devo ammettere, è sempre stato molto signore, nel senso che ha sempre capito che non c'era, forse neanche gli piaceva, non lo so, è sempre stato molto galante, sempre stato molto carino, sì, ma stranamente con me non ci ha mai provato, ma non Berlusconi, non ci ha provato nessuno. Mm-hmm. Allora, o io non piaccio, può essere, oppure secondo me il corruttore va dove c'è la possibilità di corrompere. Allora, che tu non piaccia lo escluderei, che tu possa essere un soggetto impervio a fronte di una, sgarbata proposta, io penso che l'uomo fa il passo indietro con te. Ecco, sì, no, ma stranamente non lo fa neanche, non fa neanche il primo avanti. A me è capitato nell'arco di 35 anni che faccio questa onorata, la chiamo onorata carriera, scusate, sì, mi permetto di chiamarla onorata carriera anche se viene spesso derisa e è trattata molto male, ma io mi vanto di aver fatto una seria carriera televisiva arrivando al massimo a cui uno può aspirare, certo, per il successo, sì, per il guadagno, per tutto quanto, solo e unicamente grazie al favore del pubblico e non di nessun altro, anche perché ero talmente scomoda anche prima che se avessero potuto farmi sparire l'avrebbero fatto, tant'è che tanti anni fa un direttore Rai, all'apice della mia carriera, quando io usavo già tutte le mie armi, diciamo, per esprimere il mio parere su tutto, sì, mi disse di alla Parietti di fare attenzione perché non ha santi in paradiso. Effettivamente questo ho capito, che nelle televisioni, nei lavori anche comuni conta molto, e devo dire che non averli costa. Certo, sì. Però ti rende anche amata, perché io sono convinta che nessuno può dire di me, cioè voglio dire, si può dire che sono antipatica, si può dire che sono arrogante, si può dire anche una stronza, scusate. Sì. Sono davanti a un laghetto con i cigni in questo momento a Milano 3. È perfetto, è meraviglioso, è Godard, vedo un film, esatto, di Godard in questa lo scena. Vedi? Sì, lo vedo, ecco, sì. Però non si può dire che io ho cadaveri negli armadi. Ora, duro, nonostante tutte le guerre che mi sono state fatte, nonostante il veto che Mazza ha messo sulla mia testa da ben 3 anni, sì, che mi impedisce, tranne rarissimi casi, di stare su Rai 1, direttori democristiani in passato che devo dire avevano modi almeno un po' più, cioè perlomeno mi lasciavano esistere ed avere un'identità anche se non mi davano programmi, l'ho pagata, ma ci sono ancora oggi. Di tutta questa massa di ragazze che francamente tanto vittime non mi sembrano, certo quando senti la storia delle due ragazzine
che vanno ad Arcore, che pensano di guadagnare 5.000 euro al mese, cosa che ha proposto Santoro 2 settimane fa nel suo programma, che a me peraltro è piaciuto. Poi io amo la follia Michele, nel senso che gli voglio molto bene, ed è una delle poche persone che mi ha aiutato nei momenti veramente, o perlomeno ha tentato di aiutarmi nei momenti difficili, e gliene sarò eternamente grato, perché questo mestiere non succede mai, oltre a essere nato il mio stesso giorno. Tranne quelle due ragazze che raccontano l'imbarazzo che posso capire di due ragazze che si trovano improvvisamente. Senti le anatre. Che meraviglia, sentile, perché stanno facendo, appunto, stanno facendo il tifo per te. Roba di Berlusconi. Vai Silvione, dai. L'anno 3 è tutta roba di Berlusconi, pure comprese. Allora, io non riesco a capire come queste ragazze però si trovino in una situazione, diciamo, di grave imbarazzo, essendo portata. A me queste cose non mi sono mai successe. Perché? Perché non mi sono mai messa in una situazione che potesse, infatti, prevedere una cosa del genere. Guarda, allora, le due si possono tacciare di ingenuità, le altre, scusatemi, francamente, per quanto mi riguarda, fanno un lavoro che è vecchio come il mondo. Allora, le prostitute, scusate, perché andare ad Arcore ai festini e partecipare non essere vittime. Allora, perché non sono delle povere sceme, quelle che, quelle che si sono lamentate è un'amica della Minetti che fu all'occorrenza invitata e non pensava, lei disse, che si sarebbe trovata in una situazione di tale imbarazzo. Poi, no, ma questo lo capisco, queste sono vittime in effetti, perché io mi trovo in una situazione di tale imbarazzo e capisco anche che possa essere calcolata come vittima, ma mi auguro non tutte quelle che partecipavano ai festini. No, ma qui c'è un problema di fondo, mia cara Alba, che appassiona molto anche chi ci sta ascoltando, perché noi in merito abbiamo avuto in passato anche molto coinvolgimento. Allora, ritornando alla Anna Maria Gatto, la muove alla sua interpretazione della vicenda quanto vado a dirti. Allora, perché il presupposto parte che a prevalere nelle vicende che riguardano possibili reati connessi con comportamenti sessuali non deve essere la tutela del buon costume e della moralità pubblica, ma la tutela della dignità e della libertà della persona umana. Allora io a questo punto, se parliamo di ragazze che si trovano improvvisamente, possono ovviamente dimostrarlo, ma quella ragazza tra l'altro a me ha fatto pena, ti devo dire, mi ha fatto una grande pena, anche perché ho pensato quanta ingenuità e stupidità ci sia sul fondo di queste storie, no? Sì. Cioè, voglio dire, ripeto, io sono stata abituata alla morale, al rigore, all'etica. Molto spesso queste ragazze pensano che arrivando, facendo il giorno prima, con tutto il rispetto, un lavoro completamente diverso, magari la commessa, la manicure, che quant'altro, arriva Babbo Natale che ti dà 5.000 euro al mese per farti fare la meteorina. Questo esiste solo nel mondo delle fiabe, no? Allora, poi vengono portate ad Arco e improvvisamente dicono loro, perché questo è quello che loro sostengono, si trovano davanti a una scena, come dire, da Sodoma e Gomorra, e improvvisamente loro dicono: Dio, mi metto a piangere, me ne vado. Mi fa pena la ragazza, umanamente. Chiaramente capisco che sia tra Aspetta, no, ma però c'è un altro aspetto della vicenda. Intanto ci segnalano qui sms vari nei tuoi confronti di totale entusiasmo per il tuo avvento, ma uno, per esempio, precede quello che avrei voluto poi dirti io, perché dice: d'accordo con la signora Parietti, ma sono state pubblicate delle intercettazioni di mamme che consigliavano alle figlie di rimanere ad Arcore per guadagnare più soldi. Aggiungo io. La cosa che più mi ha fatto schifo di tutta questa vicenda è quando imparai che il padre di Noemi Letizia la accompagnava a Palazzo Grazioli per poi andarsene e poi andarla a riprendere. Allora, ecco, tutto questo è... Questi signori studino un po' di storia. Io capisco che non tutti possono essere veramente come mio padre, che ha fatto il partigiano, ha combattuto per la libertà di questo paese, e veramente spero che non debba contorcersi nella tomba a vedere quello che è successo della libertà per cui lui ha combattuto. Ne abbiamo fatto scempio a tutti i livelli, ma destra e sinistra. Ma il punto è un altro. Cioè, il mio padre, una volta io ho dato del tuo a Parretti in una Costanzo Show, mio padre non mi ha parlato per 3 giorni perché ha detto che a Parretti io non dovevo dare del tu, perché si dà del tu solamente alle persone che rispetti, eccetera eccetera. Dopo ci fu tutto lo scandalo e compagnia. Allora, queste madri ci sono sempre state dai tempi di Anna Magnani, tu bellissima, Anna Bolena, e Anna Bolena, Lord Bolens mandava le figlie praticamente a prostituirsi, però almeno diventavano regine. Voglio dire, una è diventata regina d'Inghilterra, si è fatta tagliare la testa, ma è passata la storia. Qui passa la storia solo lo squallore
di questo momento storico, che è veramente il momento più basso che abbiamo mai conosciuto. Ma ripeto, non è colpa di Berlusconi in sé, è il berlusconismo che in mezzo. Bravissima, è la dignità e la morale che non abbiamo più in questo paese, per cui siamo falliti. Allora, sì, non si può dare la colpa a tutto degli altri, perché la gente, il di ribellarsi, cioè la capacità di indignarsi deve essere personale, non deve essere soggettiva e, come sempre sta accadendo in questo paese, di gruppo. Ci si indigna da soli, senza bisogno del gruppo. Certo. Senti, probabilmente che non va di moda, hai capito? E soprattutto è terrorizzante. Infatti, adesso tu, mentre dai due pezzettini di pane a quelle belle paperelle... Ma sto congelando. No, ecco... Perché voi sapete che...